Bentornate e bentornati su Daglife Channel. Io sono Valeria. In questo video vediamo come preparare questa speciale base pizza senza farina, senza lievito e senza glutine, low carb e ricca di proteine vegetali. Si tratta di una ricetta semplicissima e furba, un modo alternativo e divertente per consumare la pizza ed è preparata con un solo ingrediente principale. Se siete curiosi di scoprire quale e come prepararla, non vi rimane che guardare questo video fino alla fine. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un aggiornamento. E adesso partiamo subito con la ricetta. Questa ricetta si prepara in due fasi. Come prima cosa, sciacquo e metto in una capiente ciotola le fave secche spezzate. Aggiungo abbastanza acqua a temperatura ambiente in modo da coprire il legume per oltre 4 cm. Aggiungo un cucchiaino di succo di limone e lascio in ammollo per 24-48 ore. Trascorso il tempo di ammollo, scolo e sciacquo le fave. Metto le fave idratate in un frullatore potente. Aggiungo un pizzico di sale, olio evo e acqua. Chiudo il robot e frullo alla massima potenza per almeno 4-5 minuti. Dovrò ottenere una crema compatta e leggermente grumosa. Come questa. Lo so, sembra un disastro, ma non temete, vedrete che risultato. Prendo una padella antiaderente dal fondo spesso e la ungo leggermente d'olio. Verso la pastella sul fondo della padella e la livello aiutandomi con una spatola. Vado ai fornelli. Aggiungo un filo d'olio sulla superficie, chiudo con il coperchio e cuocio a fiamma medio-bassa per 8 minuti. Trascorso questo tempo, giro la base pizza senza farina aiutandomi con una spatola e proseguo la cottura per altri 5 minuti. Giro nuovamente la base per poterla farcire. Aggiungo la crema di zucca che spalmo bene. Ed anche un po' di formaggio grattugiato vegetale. Io ho utilizzato un formaggio a base di riso germogliato, ma potete scegliere quello che preferite. Copro con il coperchio e cuocio a fiamma bassa per 4-5 minuti. La base pizza senza farina è pronta. La completo con una generosa manciata di spinaci baby ed è davvero perfetta. Questa base pizza senza farina è davvero saporita e nutriente ed è perfetta per quando si ha voglia di pizza, ma non ci si vuole appesantire troppo. È senza glutine, senza lievito e senza cereali ed è adatta proprio a tutti. È alta e morbida e ha i bordi croccanti, semplicemente buonissima. Questa base è estremamente versatile, infatti con lo stesso impasto ho provato a fare anche dei pancakes che vi assicuro erano la fine del mondo. Conoscete bene la mia passione per le ricette alternative e questa trovo che sia davvero speciale. Provate questa ricetta super furba e fatemi sapere, sono certa che l'adorerete tanto quanto me. Vi ricordo che trovate la ricetta completa con dosi, sostituzioni e foto sul mio blog, assicuratevi di visitarlo. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo di lasciarmi tanti like di supporto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un aggiornamento. Seguitemi anche su Instagram dove pubblico ogni giorno tanti consigli e contenuti inediti. Alla prossima, ciao!